Veronica, in arte la bambina mai cresciuta, e come avete visto dal titolo, dall'outfit, dal trucco, dalle unghie, da tutto quello che mi circonda, se vedeste cosa c'è qui per terra, una meraviglia, facciamo la seconda parte del video cose che ho comprato solo perché erano rosa. Perché come vi avevo già detto, una volta finito di girare il primo video mi sono ritrovata una marea di cose rosa in casa e ho detto devo fare un altro video per forza, perché sono anche cose abbastanza sfiziose e interessanti. Allora parto subito, perché altrimenti non finisce più, perché sono veramente tante e ve le devo spiegare. Allora parto con la prima cosa, che è una cosa a cui tengo particolarmente, ve la faccio vedere subito. Guardate che meraviglia. Questa qui è una pochettina con una cerniera. Dentro anche rosa e foderata di rosa, e questo qui ci tengo perché è un regalo di una di voi, di un'iscritta che si chiama Raffaella. Un bacione Raffaella, grazie tantissimo, mi ha mandato questo qui con un bigliettino con scritto con affetto Raffaella e una letterina in cui mi ringraziava, perché praticamente io l'avevo avevo nominato il suo shop online, diciamo, in un video, e lei ci ha tenuto tantissimo a ringraziarmi, perché lei è praticamente una ragazza appassionata di cucito creativo, quindi crea tantissime cose appunto artigianalmente fatte in casa da lei, come tipo pochettine, borsette, federe per i cuscini, runner per il tavolo, tantissime cose. E praticamente mi ha chiesto qual era il mio colore preferito, l'ho detto il rosa, e lei mi ha fatto questa pochettina veramente bellissima, che è proprio nel mio stile, perché orsacchiotti e cuori rosa, cioè non poteva proprio azzeccare fantasia migliore, veramente veramente bellissima. E io vi lascerò giù nell'info box tutti i suoi contatti, sia la pagina Etsy dove potete vedere le sue creazioni, sia la pagina Facebook, la pagina Instagram, tutti i suoi contatti, così se volete fare un regalo carino, insomma un po' diverso dal solito, la potete contattare, ve lo fate personalizzato come volete. Secondo me è un'idea bellissima e sono troppo contenta. Io non lo volevo, l'ho fatto insomma per gentilezza, non è che mi aspettavo nulla in cambio, non volevo niente, però lei ci ha tenuto tantissimo, è rimasta talmente contenta che mi ha deciso di farmi questo regalino. La faccio rivedere perché è veramente una meraviglia, veramente bellina, ci tengo veramente tantissimo, non me la cioè non volevo nulla, ve l'ho detto in cambio, però quando lei ha insistito tanto ho detto va bene dai, se proprio vuoi farmi un pensierino dai, l'accetto volentieri, quindi quello lì lo terrò, insomma ne terrò di conto, perché veramente è stato veramente bello. Basta, se no mi commuovo. Andiamo avanti. Allora, una cosa molto utile, devo dire, questa è utile, allora non vi voglio accecare, anche perché sennò vedete il casino c'è in casa però è uno specchio semplicissimo, vedete qui alla base, e questo qui lo uso per truccarmi, ha praticamente anche qui un tastino, vedete, che si dovrebbe illuminare, in realtà non si illumina, cioè praticamente si dovrebbe illuminare questo led che ha intorno, non so come mai, praticamente io lo dovrei mettere in carica e dopo dovrebbe funzionare, però ho provato a caricarlo e non mi si accende, però io ho ovviato a questo problemino, io mi trucco davanti a una finestra, quindi ho la luce del sole, che è anche meglio, però insomma, dato che mi serviva l'ho preso. Di quale colore? Va bene, sorvoliamo. Poi, allora, qui c'era un vasetto con dei fiori che però mi si sono tutti spatasciati, perché sicuramente prima ci giocava il gatto e me l'ha tutto, ma bene. Il bello della diretta, come al solito nei miei video, ne succede sempre una. Vabbè, ora ve lo faccio vedere un po' così scarcagnato, poi lo sistemerò, poverino, guardate come concio. Allora, avevo fatto vedere un vasetto già nello scorso video, questi due li avevo persi nel trasloco, poi l'ho ritrovato in cantina, in una scatola. Vediamo, ce ne dovrebbe essere un altro che però non sto vedendo perché c'è un casino. Eccolo qui. Eccoli lì, veramente bellini, questi due li ho presi insieme su Shein. Sono di materiali diversi, perché questo qui è di plastica e questo invece è di coccio, tipo ceramica. Però siccome la fantasia è simile, vedete queste scanalature un po' simili, un po' geometriche, quindi ho deciso di prenderli insieme e li ho messi tutti e due appena l'ho ritrovati. E questo qui è compreso di fiori, l'ho comprato su Shein, se lo ritrovo vi lascerò il link. Questo invece no, era vuoto e ci ho messo dei fiori che poi ho trovato io naturalmente rosa, a parlarne, e l'ho messo insieme a quell'altro vasettino, bellini tutti e tre rosa, belli. E questo qui poi mi piace da morire, questo veramente guardate com'è una meraviglia, piccolino rosa, tutto buccioso, bello, troppo bello. Va bene, andiamo avanti. Poi una cosa che avrete visto nell'introduzione, cioè nella copertina del video, è lo scolapasta. Allora, fra l'altro anche rotto
devo decidere a ripararlo. E praticamente ne avevo uno che si era rotto, poi ne ho comprato un altro, ovviamente già che c'ero, che lo dovevo comprare, l'ho comprato rosa, ma figuriamoci. E, però si è rotto anche questo, non so se mi sono stata maledetta e ho la maledizione degli scolapasta che si rompono, ma è andata a finire così. Ora lo riparerò, però torna bene, è di silicone e devo dire che anche se prendete, siccome quelli di silicone a volte si macchiano, se per esempio mangiate la pasta con un sugo, una cosa di pomodoro un po' con un colore forte, a volte si macchiano. Questo qui per ora non si è ancora macchiato, vedete, bellino. E questo l'ho comprato in un negozietto vicino a casa mia che vende tutte cose per la casa, molto bellino. Poi un'altra cosa che avete visto nella copertina è praticamente questo qui che ho comprato da Primark, che è un illuminante rosa. Allora, io non uso l'illuminante, come sapete, però l'avevo preso come ombretto, però non è il rosa che piace a me, è un pochino più rosa, un pochino pescato, invece a me piace proprio quel rosa, tipo questo cappello. A proposito, anche il cappello è una cosa che ho comprato solo perché era rosa, e vabbè, la parrucca l'avevate già vista, questo è un vestito, eccetera eccetera. Il cappello mi piace veramente tantissimo perché è tutto glitterato, vedete, mamma mia, paillette e rosa insieme non poteva non essere mio. E questo qui praticamente non so come lo userò, se ho qualche cosa di questo colore proverò, ma poi non è neanche tanto brillante, lo vedevo tanto brillante quando l'ho comprato e mi sembrava bello, invece non è un granché, però un utilizzo lo trovo senz'altro, senza dubbio. Poi abbiamo, e vi faccio vedere una cosa buffa, il mio cuscino su cui dormo, che è praticamente fatto con questo qui me l'ha regalato la mia nonna, che è un completo matrimoniale. Siccome ce l'ho appunto sul letto, ho portato il cuscino per darvi dimostrazione della mia follia, e con tutte queste roselline, fiorellini, così anche mentre dormo ho il mio rosa accanto, che bellezza. Poi non dite che non ve l'avevo detto che ero matta, eh? Io lo dico sempre, quindi metto le mani avanti. Poi, allora, queste qui le avevate già viste, sono le lanternine che mi sono state regalate da mia zia per il giorno del matrimonio, perché se avete visto il video, non vi spoilerò nulla, perché se non l'avete visto, altrimenti vi rovino la sorpresa, però c'è un video sul mio matrimonio e siccome c'era molto rosa e era un po' il tema, diciamo, del matrimonio, avevo sia le lanternine rosa, sia le decorazioni proprio del mio matrimonio, erano tutte rosa, quindi fiori, varie cosine che c'erano in giro, erano tutte sul rosa, ovviamente. Cioè, neanche a dirlo, scusate, intanto mi sventolo un attimo. Il ventaglio purtroppo non è rosa e questa cosa mi disturba parecchio il sistema nervoso, perché vorrei un ventaglio rosa, però non ce l'ho. Ce l'ho azzurro. Mi dispiace perché non ci incastra nulla, ma va bene. Poi un'altra cosa che avevo preso come cosa utile, questa qui era veramente utile all'inizio, una fresa per le unghie, perché io avevo fatto un corso di ricostruzione. Ah, manca la fresa, benissimo, ve lo fa vedere completa, ma ne manca un pezzo. E praticamente quando ho fatto il corso di ricostruzione avevano consigliato la fresa per smontare praticamente la ricostruzione, e avevano consigliato proprio questa, che c'erano diversi colori, indovinate un po' di che colore l'ho preso, va bene anche a dirlo. E questa qui non la uso più tanto, perché all'inizio mi sono esercitata tanto con la ricostruzione, però alla fine ho smesso perché era un metodo che non faceva tanto per me. Ora sono passata allo smalto, io uso sempre lo smalto, quindi quella lì giace poverina in un cassetto abbandonata, però se dovessi riprendere almeno ce l'ho. Comunque era una fresa valida, comprata se non mi sbaglio su Passione Unghie, però non prendete le mie parole per orvolato, perché non sono sicura. Poi vabbè, passiamo a una cosa utile, che è talmente utile che da quando l'ho comprata non l'ho mai usata, però ce l'ho e so che se servirà ce l'avrò, di un colore, del colore del mio cuore, ed è, non mi viene in mente come si chiama. Aspettate, centrifuga, vediamo se trovo l'italiano. Vabbè, la centrifuga per l'insalata, ecco. Allora, fatta veramente benissimo, perché ha questi qui due che potete aprire, cosa che non hanno tutte. Qui c'è appunto il coperchio e qui mettete la vostra insalata, cioè così anche per cucinare l'insalata avete la vostra cosa rosa, cioè ce l'avevo azzurra, ma secondo voi, a me piace l'azzurro, per carità, mi piacciono tutti i colori, però dai, servono parole? Guardate quanto è bella la mia centrifuga per l'insalata. Sono tutti acquisti di cui non mi pentirò mai, perché anche se non li userò mai, però sono rosa, sono lì, così quando apro il cassetto me li trovo lì davanti, l'amore della mia vita. Quindi, allora, centrifuga per l'insalata. Un'altra cosa per la cucina, che poi il bello è che io non cucino mai, però intanto l'ho comprato e ho detto casomai cambiasse qualcosa. Allora, questo qui...
so se si vede bene, che c'è troppa luce, ecco fatto. Praticamente è un attrezzo che serve per tritare le verdure, cioè potete, vedete, passate qui per esempio le zucchine, ve le fa fettine. Questo qui serve appunto per incastrarlo nella verdura, tipo la patata, così. E insomma, la grattugiate. Ah, qui c'è anche un pelapatate, è assolutamente inutile perché non c'è la lama, cioè la lama è di plastica, io sinceramente non credo proprio che una lama di plastica tagli, però non si sa mai. Qui c'è un altro pezzettino, ah, deve essere il torta, insomma, l'aggeggino. E poi ci sono queste altre cosine che praticamente voi potete tagliare le verdure in base a come le volete, più a tondini, più a zigzag, vedete queste a zigzag, questa non ho idea, insomma più a filettini, così. Secondo me può essere utile, se un giorno mi verrà voglia di fare le verdure, oppure se verrà voglia mio marito, che è più probabile. Bellino, dai, cioè è troppo bello, anche se non lo userò mai. Secondo me questo qui torna bene. Una volta o l'altra lo voglio usare, poi vi darò una recensione. Vi farò sapere se è tornato bene oppure no. Secondo me sì. Allora, poi passiamo alla tovaglia. Questo è un altro regalo della mia nonna. Cioè, con tutto questo rosa, veramente spara flash anche la luce. Tovaglia da 12 con tovaglioli abbinati, ovviamente rosa. Ma neanche a fare. Poi anche la mia nonna ormai almeno sa cosa comprarmi, perché sa che qualsiasi cosa rosa che mi compri va bene. Poi le mie scarpe da ginnastica, di che colore potevano mai essere? Direte, Veronica, sei una persona molto banale e molto noiosa. Lo so, ho anche altre cose di altri colori, perché lo vedete, insomma, ho anche tanti altri vestiti colorati, però se proprio devo scegliere, lo sapete, il mio cuore va sempre lì. Le mie scarpe da ginnastica, quando vado da qualche parte che devo essere sportiva, mi metto quelle. Poi un poverissimo portachiavi, ho fatto una brutta fine, che sarebbe una specie di orsetto senza occhi e con queste orecchie, insomma, tutte pagliettose, rosa. Poi non è più tanto rosa perché avete visto, i portachiavi non rimangono mai tanto puliti, quindi è diventato un po' un rosa grigio, però insomma meglio che nulla, è sempre rosa. E questo qui c'è un bel ricordo, perché quando lavoravo con una signora, che facevo compagnia a una signora anziana, mi disse, ma poverino, ma senza occhi mettici almeno due bottoncini se gli fa gli occhi. E io gli dissi, è vero, potrebbe essere una buona idea, però poi non ce l'ho mai usciti, perché effettivamente è così, poverino, senza occhi. Però ne ho comprato un altro, che poi farò vedere un altro video. Ora non so se accumulerò altrettante cose rose, cioè diamoci una calmata, perché ora veramente c'ho tutto, mi manca lo spazzolino del bagno, cioè lo spazzolone, quello per pulire proprio il water rosa, e poi c'ho tutto rosa a casa, via, diamoci una calmata, altrimenti è un casino. Allora, poi un altro regalo, che è questa bambolina bellissima, guardate, che mi è stata regalata per Natale da mia cognata. Ciao Monica, se stai guardando questo video, bellino. E l'ho messo, l'avete visto già nel video, mi sembra, nel video dove facevo il room tour del salotto, l'ho messa come soprammobile, piace tantissimo. È un rosa un pochino più tenue, però mi piace lo stesso, mi piacciono tutti. Il mio rosa preferito è quello del cappello, cioè è proprio un rosa bello acceso, acceso, acceso. A proposito, prima che mi dimentichi, vi metterò qui, dove c'è il forno, apparirà magicamente un'immagine della mia macchina. Voi non ci credevate, ma questa qui è la mia macchina rosa, di cui sono molto 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 fiera. E fra l'altro qui da me sono l'unica con quella macchina lì, tranne un'altra maledetta che me l'ha copiata. E infatti la gente mi dice, ma perché ci facevi là quel posto, ti ho visto la tua macchina, ma che ci facevi di lì, ma che ci facevi di là? Non ero io, è un'altra che mi ha copiato la macchina, però la mia ha una particolarità, tutti i pupazzini dietro, quindi la mia è unica. Unica, inimitabile, la mia macchinina rosa, di cui veramente li voglio un bene, sarà la mia macchina a vita, piuttosto li cambio il motore, li cambio tutto, però mi piace troppo, sono troppo fiera della mia macchina. Un'altra cosa che non ho qui a portata di mano, perché giù in cantina non avevo voglia di andarci, è la mia valigia. Volevate che comprassi una valigia di un altro colore? In realtà ce l'avevo di un altro colore, era nera, qua un po' sul rosa, però quando ho visto quella, a parte era anche più grande, per fare delle vacanze un po' più lunghe mi porto dietro il mondo, quindi ci vuole una valigia abbastanza importante, e questa qui è la mia valigia, troppo bella. Poi, allora, un quadernino semplicissimo, rosa, con una coccinella, che praticamente c'ho scritto appunto le cose del corso di ricostruzione, quando ho fatto il corso. Ah, e poi c'avevo scritto anche delle cose per il matrimonio, quindi praticamente gli inviti, a chi li dovevo scrivere, vediamo un po', le canzoni che volevo che fossero suonate dalla band, diciamo, e quindi insomma è anche un bel ricordo, perché ci sono tutte le cose, l'organizzazione, diciamo, del matrimonio. Poi andiamo avanti. Allora, questo qui è un contenitore, vediamo se ve lo faccio vedere,
dove metto tutti gli stamping. Vedete che vi avevo fatto vedere nella collezione delle mie cose per le unghie, quindi praticamente sono tutte, ora non so se con la luce probabilmente vi farà un po' di riflesso, vedete? Queste sono quelle che ho ora sulle unghie, per fare questi disegni qui che non vedrete mai perché non metto a fuoco, uso questi stampini qui e ovviamente dove le potevo mettere? In un astuccio rosa. Passiamo oltre, contate quante volte ho detto rosa in questo video, chi dice il numero giusto vince un bacino. Scherzo. Poi un'altra cosa che ho comprato praticamente solo per il colore è una palette di Anastasia, che fra l'altro è l'unica palette che ho con cui ho anche il pack. E allora aspettate, ve la faccio vedere. L'interno è meraviglioso, cioè guardate com'è. Molti di voi appassionati di trucco la conosceranno benissimo, però è, cioè, è rosa tutta glitterata, è una meraviglia. E vi dico la verità, io anche l'interno non è male, perché per carità, ci sono, scusate, lo specchio fa un po' di riflesso. È una bella palette, però ne ho altre con tanti più colori. Io preferisco le palette un po' più grandi, così ho più scelta e ho, cioè, vedo anche più colori, mi piace proprio anche alla vista. Quindi questa qui la vorrei vendere, però mi dispiace un po' perché il pack è troppo bello. Troppo, troppo bello, quindi mi piange il cuore. Mi piacerebbe tenerla anche solo per collezione, però purtroppo avendone già tante, lasciarla inutilizzata è anche costata un po', mi dispiace. Poi sulla stessa lunghezza d'onda abbiamo il cofanetto sempre di Anastasia. Allora, questo qui è un rosa un po' diverso, un rosa un po' tra rosa e fucsia, diciamo. Praticamente mi era regalato sul sito di Anastasia Beverly Hills, appunto, per chi non conosce, insomma, un brand di trucco. Ed è praticamente un cofanetto dove potevate mettere dentro due palette, appunto, di Anastasia. E praticamente io quando l'ho scoperto in ritardo che c'era questo cofanetto, e avevo preso già due palette, però non avevo ricevuto regalo questo cofanetto. Ho detto, mamma mia, come faccio? Non faccio, ma io lo voglio, ma lo voglio, ma lo voglio, ma lo voglio. Sono disperata perché lo volevo a tutti i costi. E poi per fortuna su Facebook, in un gruppo dove si parla di trucco, con altre ragazze, insomma, iscritte, mi hanno detto, guarda che a chi interessa, insomma, questo cofanetto lo vendono a un euro sul sito. Io, un euro, allora lo prendo subito, quindi guardatelo, guardate la meraviglia. Allora, questo qui, fra l'altro, io di palette di Anastasia ne ho solo una, perché fra l'altro costicchiano, però secondo me potrebbe essere utile, mi è venuto in mente ora proprio prima di girare il video quando l'ho preparato, per metterci dentro i rossetti, perché c'è proprio la dimensione giusta per metterci gli stick dei rossetti, potrebbe essere un utilizzo al top. Poi insomma, comunque il cofanetto potete mettere anche qualche altra cosa, è abbastanza, insomma, è lunghetto, è abbastanza profondo il cassetto, quindi secondo me top. Può essere molto utile. Allora, vediamo un altro regalo, perché tutta la gente mi compra sempre cose rosa, così sanno che vanno sul sicuro, o cose rosa o cose con i gatti, quindi vanno proprio sul sicuro. Allora, questo qui è un libro, spiacente, non sia il mio tipo, guardate, con una macchina rosa, cioè, a parte che il libro mi è piaciuto tantissimo, io amo leggere, è difficile che a me non piaccia un libro, perché mi appassiono subito, come sapete già, anche per quanto riguarda le serie, film, tutte le cose, cartoni animati, per carità di Dio, mi appassiono subito, e questo qui è veramente è un libro molto ironico, un libro leggero, è una commedia praticamente, un libro d'amore, però è messo sotto una chiave molto ironica, molto scherzosa, come piace a me, quindi ve lo consiglio. È di Anna Zarlenga e praticamente questo film è stato regalato, vi ho già parlato in un altro video, di una signora che guardavo, perché io ho sempre fatto assistenza alle persone anziane negli ultimi 15 anni, e praticamente il marito di questa signora che guardavo, che è praticamente una parte del mio cuore, ciao Franco se stai guardando questo video, un giorno mi fa, ma guarda che libro che c'è su Amazon, e io, quellino me lo compro subito, e invece me l'ha comprato lui e me l'ha regalato, me l'ha voluto regalare a tutti i costi, e io avevo già la mia 500 rosa, e quindi questa praticamente sono io dentro la mia macchina. La mia 500 è un po' diversa, però comunque dai, a parte che ho pensato tantissimo il pensiero, perché lui ha visto la macchina rosa e ha detto, vai, questo qui è il libro per la Veronica, e me l'ha regalato, bellino. Poi sono quasi finite le cose, allora vi faccio vedere una cosa che ho comprato su Shein, che praticamente sarebbe un portacrucce, cioè voi attaccate questo qui all'asta dell'armadio, poi mettete le varie crucce qui, e pensavo fosse utile per risparmiare spazio nell'armadio, invece no, non mi sono trovata bene. Fra l'altro ne avevo comprati anche diversi, perché costavano tipo 50 centesimi l'uno, però occupano più spazio che mai, perché comunque
mettere tutte le cruce qui, che fanno un bello spessore comunque con le varie camicie e vari vestiti, occupano troppo spazio. Invece con le cruce fini, che vi ho fatto vedere, tipo quelli Primark, che sono veramente finissime, occupano pochissimo spazio, quindi queste qui poverine li troverò un altro utilizzo, le regalerò o le venderò su Vinted. Vediamo un attimo, purtroppo quelle lì è andata male. A volte io mi faccio tante idee quando vedo le cose sui siti, poi quando mi arrivano a casa in flop assoluto, va bene. Poi un'altra cosa che ho comprato, vabbè, questa qui non solo perché è rosa ma anche perché c'è il gattino, Enjoy the Little Things, quindi sii contento delle piccole cose. Questa qui è meravigliosa. Fra l'altro io avevo già un'altra borraccia che avete visto in un altro video, però con questa mi trovo meglio perché è termica, quindi io ci metto l'acqua fredda, cioè fredda di frigorifero, faccio fino qui di frigorifero e poi qui acqua normale, e quindi poi mi piace di più l'acqua fresca, perché se quell'altra dopo un po' si riscalda e non mi viene neanche voglia di berla. Invece con questa qui vedo che bevo molta più acqua, bellissima. Questa qui è di questa marca qui, Rachel Hale, penso si legga, non lo so, che fa tutte cose così, anche tazze, tazzine, cose varie per la cucina, tutte con gli animali, quindi mi fa impazzire questa marca. Questa qui l'ho pagata 10 euro, fra l'altro non costano pochissimo, però secondo me valgono tutti i soldi, perché insomma, rosa, poi ci sono di altri colori, con altri animali, per carità, però io vabbè, sapete, il rosa. Poi ne ho presa una anche azzurra per mio marito. Poi, allora, un diario segreto, sarebbe un diario segreto, però è venuto via la parte del chiavistello praticamente. Questo qui è un diario dove ho scritto delle cose insomma mie, un po' personali, però l'avevo preso, l'ho trovato tipo a 3 euro, era tipo un diario da bambini, è bellino perché c'è questa scatolina che fa vedere già il dentro e poi dentro il diario è fatto così, vedete? Veramente bellino, bello bello bello, sono stracontenta di averlo preso perché ci sono scritte delle cose molto importanti anche, quindi è un doppio valore, diciamo, sia affettivo che di utilizzo insomma. Poi allora il portafoto, in cui avevo fatto un video dove vi facevo vedere tutte le fotografie degli animali che ho avuto nel corso degli anni, sono tutte raccolte qui dentro. Qui ho soltanto le foto dei miei animali, l'ho comprata apposta, le volevo raccogliere tutte per poter, insomma, magari qualche giorno che mi sento ispirata, riguardarmeli tutti, ricordarmi tutti i miei animaletti che, insomma, che ho accudito, che hanno fatto parte della mia vita. Quindi a questo qui, anche questo ci tengo veramente tanto. E poi è bellissimo, a questo fiore, vedete? Tutto glitterato. Proprio il mio stile, fiocchetti, fiorellini, rosa, viola, per carità di Dio, vai, anche mi tocca. Quella lì è proprio una cosa a cui tengo veramente tantissimo. Poi un acquisto recente, un altro cofanettino con scritto I love shopping, cioè con un gattino tutto rosa, con tutti questi cuoricini, ma figuriamoci se lo potevo lasciare lì, no, assolutamente no. Fiorellini, fiocchetti, cuoricini, anche qui una meraviglia, vedete? Questo è il disegno che c'è sopra. Oh, ma qui c'è una cosa che ho scoperto ora, non lo sapevo che c'era questo scomparto segreto, wow! E qui ci ho messo appunto degli altri rossetti, perché comunque di rossetti ne ho un bel po', e piuttosto che metterli in quei contenitori trasparenti che sono un pochino bruttini, almeno li metto in una cosa bellina. Vedete, anche qui ci sono degli altri rossetti, poi magari vi farò un video sui rossetti. Bellissima questa scatolina, questa veramente una chicca. Poi, allora, vi faccio vedere una cosa abbastanza utile, anche se, allora, il giacchetto, un giacchetto ovviamente di finta pelle, pagato meno di 15 euro su AliExpress. Purtroppo ho avuto la malaugurata idea di prendere la S, perché prima ero magra, ma poi sono lievitata e adesso sono praticamente una balena, scherzo, per carità di Dio, tutti i corpi sono belli, io la penso così, quindi non vi fate problemi. Però questo, ogni tanto me lo devo mettere proprio quando non ho una canottiera sotto, perché altrimenti tipo con questo vestito qui che è già un pochino più spesso non mi entra. Se avevo preso almeno la M, no, forse è la M, però non la vedo la... Ah, è una M, sì, però mi ci vuole la L a quanto pare, va bene, interessante. No, portavo la M fino a qualche giorno fa, fino a qualche mese fa, diciamo, però poi sono passata al telo. Va bene, stendiamo un telo pietoso. Poi, presine, sempre regalate dalla mia nonna, tutte le cose per la casa me le regala lei, io non le ho, cioè le cose tipo tovaglie, lenzuola, queste cose qui, poi le varie altre cosine le aggiungo, purtroppo ne ho trovata solo una, va bene, uguale, tanto non cucino io, quindi io non le uso. Poi questo qui l'ho trovato per caso, allora sarebbe, c'è scritto snack box,
bellina, dove ci potete mettere dentro le varie cose, insomma, se dovete portarvi dietro il pranzo per un picnic, oppure potete usarla anche come scatola normale, se non è termica né nulla. Troppo bellina. Comunque proprio il rosa, che io ora mi vedo circondata da tutte queste cose rosa e mi sento veramente nel paese delle meraviglie, mi dà proprio gioia questo colore, non so se l'avevate capito. Poi un portatessere, che mi scordo sempre di portarmi dietro, però ci sono tutte le tessere appunto del tipo Sephora, l'arca, come si chiama? Zooplanet, una roba di Arca Planet, ecco, l'Old Wild West, che vabbè, essendo vegetariano non è proprio il posto per me, Panorama, Carrefour, insomma tutte, fra l'altro mio marito la cercava quella del Carrefour l'altro giorno, e ovviamente prima ne avevo preso uno grigio perché non avevo ancora i gusti ben definiti quando ero più piccola, poi dopo quando ho visto questo ho detto senti, quello grigio farà una brutta fine, anche un po' sporco, bellissimo, bellino bellino. Poi stanno finendo, allora una sciarpa per l'inverno, ovviamente rosa. Praticamente io di qualsiasi colore mi vesta d'inverno uso quasi sempre questa sciarpa. Perché comunque il rosa sta bene su tutto, è un po' come un nero. Ah, se sentite delle voci è mio marito di là che urla al telefono, però c'ha il tono di voce alto. Poi un bellissimo e inutilizzato porta tablet, perché prima di tutto il tablet non ce l'ho più perché l'ho regalato a mio suocero, perché lui ci gioca con tipo il Tetris, sapete quei giochi lì, ci impazzisce. Allora, visto che usava il cellulare della sua moglie, ho detto ti regalo il tablet, tanto io non lo uso mai. Comunque l'avevo comprato per la tastiera, perché io amo tantissimo la tastiera, invece di usare praticamente la tastiera sul tablet avevo deciso di comprarmi questa, che poi si può collegare, ora può venirmi anche mezzo arrugginito, però non ha mai funzionato perché mi disse quello del computer che quelli comprati su internet non funzionano, cioè quelli comprati in Cina praticamente, che questo l'avevo preso su AliExpress, e però era veramente bello, mettevate il tablet qui, tante volte lo usavo per tenerlo, perché c'è anche questa parte qui dietro che l'appoggiate sul tavolo e vi tiene il tablet insomma per, come si dice, per verticale, in modo che potete vedere le cose, quindi era anche utile, però ora regalarla al mio suocero tutta rosa così non penso sia una buona idea. Poi un'altra cosa, sono finite, guarda, ne mancano tre sole, peccato, mi stavo divertendo. Un porta CD, non so se voi avete sempre CD, i CD appartengono un po' un'epoca passata, però io le uso ancora, ne ho abbastanza, ho anche dei CD che mi sono stati fatti dai miei amici nel corso del tempo, e quindi vedete, vabbè, Violetta, Mix 2014, Avril Lavigne, questo è un altro che mi è stato fatto, Bon Jovi, insomma non occorre, ve li faccio vedere tutti, comunque già che c'ero ho comprato, praticamente riprodurrebbe un po' la trama del jeans, però ovviamente rosa, vabbè. Basta dire rosa, l'abbiamo capito che è tutto rosa, Veronica, per favore, ci stai facendo sanguinare le orecchie. È vero che stavate pensando questo? Ditemelo nei commenti. Poi le ultime due cose, allora una mega splendidosa calcolatrice, che è totalmente inutile, perché è inutile? Perché la calcolatrice ce l'abbiamo sul telefono, però devo dire che io amo tantissimo premere i tasti delle cose, come vi ho detto prima anche per la tastiera, è proprio una cosa che mi rilassa, quindi quando l'ho vista ho detto dai io la prendo, ma chi se ne frega, tanto per quello che sono costate queste cose, la cosa più cara è stato il giacchetto, per il resto tutto 2 euro pagato, ma chi se ne frega. Poi l'ultima cosa, questo meraviglioso carry-on, vediamo se funziona. Dovrebbe funzionare, però non funziona più. Benissimo. Sì. Devo dire che funziona molto bene. Io l'avevo preso per bellezza, però è molto plasticoso. Vedete? Si vede proprio bene. L'avevo preso come soprammobile all'inizio. Vi ricordate che avevo comprato tutti questi soprammobili, eccetera, eccetera. Ho preso anche questo per metterlo esposto, però credevo fosse un po' più, tipo anche l'aspetto del coccio, diciamo, un po' più di un carion, un pochino fatto meglio. Invece così è proprio tipo un giocattolino. Non è male però, mi garba lo stesso, figuratevi. Poi io amo giocattoli, quindi. Siamo a cavallo. Che battutona, e niente, i cavallini, però bellino, dai, non capisco perché non funziona, l'altro giorno funzionava, devo dire che funziona molto bene, proprio a meraviglia direi, e questa è l'ultima cosa rosa per questo video, ce l'abbiamo fatta, sono troppo contenta, sono contenta anche di aver fatto vedere la pochettina che mi ha regalato Raffaella, ci tengo veramente tanto, lo so che l'ho detto 5.000 volte, ma spero insomma che voglio che anche lei capisca che è stato veramente apprezzato, e mi raccomando andate giù a vedere il suo negozio online, che è veramente, veramente, poi è una ragazza molto dolce, molto gentile, che mi sono trovata veramente bene con lei, infatti è per quello che mi sono sentita
sentita spinta a fargli un po' di pubblicità, diciamo. Non sono stata pagata, ovviamente non volevo niente in cambio, come avevo già detto, però l'ho fatto veramente con piacere, ecco. E niente, io direi che con questo è tutto, anche perché sta finendo la memoria, come al solito. E io vi ringrazio per aver guardato questo video. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commentino, lasciate un mi piace, fatemi sapere quale di queste cose è la vostra preferita e fatemi sapere anche qual è il vostro colore preferito e se avete comprato tutto di quel colore o se sono io l'unica matta. Va bene, lasciamo perdere, io vi saluto, grazie ancora a tutti e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Un bacione, ciao!